Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa lettura per tutti i segni zodiacali valida dalla settimana che va dal 6 di gennaio al 12 di gennaio. Vedremo i segni uno ad uno e quello che vi consiglio è di guardare non solo il vostro segno di sole, ma anche il vostro ascendente, perché molte volte l'anima, in base alla fase che sta attraversando o in base al periodo o alla lezione che deve imparare, può canalizzare maggiormente l'energia del proprio ascendente piuttosto che quella del proprio sole. Quindi ecco, vi consiglio di guardarli entrambi e di vedere poi nel quale vi riconoscete maggiormente. Vi ricordo che se volete avere informazioni sui prezzi delle sessioni private, potete inviare una mail a vocidagliangeli@gmail.com. Stessa cosa per life coaching e analisi karmica o per conoscere il programma dei corsi, dei videocorsi al momento disponibili. Iniziamo subito con il segno dell'Ariete e vediamo quale sarà l'energia che verrà canalizzata da questo segno durante la settimana dal 6 al 12. La controversia. Quindi ci starà un attimino da capire che cosa sta accadendo fra voi e qualcun altro. Di solito quando si tratta di controversie ci sono due opzioni. La prima è affrontarle di petto e quindi scegliere di affrontare la persona o la situazione in maniera piuttosto diretta, quasi aggressiva. La seconda opzione invece che avete a disposizione è quella di essere più, come dire, più pacati. Più pacati, usare maggiormente il vostro intuito, non lasciandovi trascinare troppo dalle emozioni, ma cercando di dire le cose giuste al momento giusto, ricordandovi che non c'è nessuna battaglia da vincere, non si tratta di vincere o perdere qualcosa contro qualcun altro, ma si tratta solamente di essere furbi e di essere intelligenti. Quindi se ci sono controversie e voi vi trovate nel mezzo, nel bel mezzo di una di queste, mi raccomando, preoccupatevi piuttosto del vostro comportamento, più che di quello degli altri. Perché non è assolutamente in nostro potere e comunque ciò che fanno gli altri riguarda solamente loro e mette in luce chi gli altri sono davvero. Ma come noi reagiamo, mette invece in luce chi siamo noi. E il mio consiglio comunque, sia per evitare di creare karma inutile, sia per mostrare comunque, per non mostrare, perché in fondo non ha importanza quello che mostriamo, ma è importante quello che noi. Quale parte di noi cerchiamo di nutrire e di sviluppare. Quindi ecco, il mio consiglio è quello di nutrire quella parte di noi più pacata, più saggia, che gestisce le situazioni senza farsi trascinare troppo dall'emotività, ma semplicemente dicendo quello che pensa, senza troppo, senza aggressività, senza dover lottare, senza la sensazione di dover lottare, ma semplicemente con la consapevolezza che se avete le vostre ragioni, avete anche gli strumenti per dimostrarlo e gli strumenti sono semplicemente le parole. E adesso vediamo qual è il vostro ruolo in questa situazione. Dunque, per voi dell'acquario, considerate che in base a come voi reagirete alle situazioni che vi troverete di fronte, ci sarà qualcuno che vi ammirerà tantissimo. Forse anche a livelli eccessivi, esagerati, verrete visti comunque come qualcuno realmente capace di gestire e autogestire se stesso e di fare anche da esempio per gli altri. Quindi è molto importante che ascoltiate davvero il consiglio di usare saggiamente e con calma le parole, senza alzare il tono di voce, soprattutto, perché quello che riuscirete a fare vedere agli altri, grazie al vostro modo di comportarvi, grazie al vostro modo di tenere tutto sotto controllo, sicuramente avrà l'effetto di farvi, ecco, la parola worship significa adorato, ecco, è proprio un significato molto forte, perché adorare qualcuno significa davvero vedere solo il bello di quella persona e anche quando si vede ciò che è meno bello di quella persona, comunque lo si include in un tutt'uno che, è in perfetta armonia. Quindi diciamo che ve la caverete alla grande, comunque con l'energia prevede che voi avete un'ottima occasione per cavarvela alla grande. E qual è il consiglio degli angeli per voi? Abbiamo l'arcangelo Raffaele che vi parla e che vi dice che qualcosa di meglio vi sta aspettando rispetto a quello che voi potete immaginare. Quindi fate quello che voi sapete è giusto per voi. Perché nel momento in cui voi seguite un cammino di questo tipo e andate verso ciò che sapete che è meglio, sicuramente potrete avere dei riconoscimenti. Gli
Non tanto dalle persone necessariamente o da qualcuno in particolare, ma è l'universo intero che vi riconosce qualcosa, che riconosce la vostra grandezza, riconosce la vostra saggezza, il vostro essere e sa che se l'universo vede che meritate, sicuramente vi dà. Questo ovviamente non si applica a quando siamo buoni con chi non lo merita, per carità, il buonismo è un qualcosa che spiego molto bene nei miei corsi di crescita personale, non fa bene né a voi né agli altri, ma se voi andate verso il giusto, sicuramente questo vi viene comunque riconosciuto e sappiate che appunto potrebbe esserci qualcosa di meglio rispetto a quella che pensate. Passiamo all'altro segno, al prossimo segno che è quello del toro. Dunque, messaggi per il segno del toro, energia che verrà canalizzata nella settimana dal 6 al 12. La fortuna, wow, abbiamo la ruota della fortuna, quindi sarà una settimana di sfide che qualcuno di voi percepirà come positivo, qualcuno di voi le percepirà invece come negative, come ostacoli, come qualcosa da affrontare, da superare. E questo genere di situazioni. Nel momento in cui abbiamo la ruota della fortuna, si tratta di situazioni che ci mettono alla prova e in base a come noi affrontiamo questa prova possiamo avere dei risultati ottimali, anche se non sembra sul momento, anche se sembra che le cose si stiano per mettere nel verso peggiore, in realtà, se noi affrontiamo la cosa con i giusti mezzi e se guardiamo bene quello che stiamo facendo, a lungo termine le nostre scelte ci portano comunque a dei premi, ci portano comunque ad avere dei riconoscimenti. A qualcuno di voi potrebbe sembrare di trovarsi in mezzo a due fuochi o comunque di dover camminare sull'acqua. O qualcun altro di voi potrebbe sentire che non riesce a vedere dove sta andando, non riesce a capire dove sta andando. Ad ogni modo, non preoccupatevi perché questa carta è uscita diritta, quindi significa comunque che avete tutti i mezzi per gestirla nel modo migliore. E qual è la vostra posizione in tutto questo? È il coraggio. Voi sarete coraggiosi. Se riuscirete a canalizzare questa energia di coraggio, sicuramente l'affronterete nel modo migliore. Sicuramente non avrete ripercussioni negative su quello che state facendo e ripeto, anche quando qualcosa sembra apparentemente essere negativo, è solo una questione di percezione momentanea, ma in realtà con il tempo ciò che appare a volte negativo si rivela una grande fortuna e comunque l'invito per questa settimana è proprio quello di essere coraggiosi, affrontate le vostre paure, andate diritti verso queste paure, non scappate, non fate passi indietro e sicuramente farete le scelte migliori. Cosa dicono gli angeli per voi? È l'arcangelo Michele, che vi invita a meditare e a riflettere con calma e a trovare degli spazi proprio per fare questo, degli spazi per meditare. Forse qualcuno di voi ha anche bisogno di dormire un po' di più e di prendersi un po' di tempo libero, un po' più di tempo per sé per rilassarsi, perché sembra che lo stress potrebbe, sopraffarvi in certi momenti, ma se voi comunque decidete di, dedicare del tempo a voi, ecco che questa cosa può essere molto attenuata. Inoltre la meditazione è molto consigliata in questi casi per quelli di voi che già la praticano, ovviamente sapete già come fare, ma qualcuno di voi magari potrebbe anche iniziare a passare non tantissimo, ma anche 5-10 minuti al giorno in perfetto silenzio, seduti in una posizione comoda, svuotando la mente, perché questo aiuta tantissimo il sistema nervoso, fa bene a tutto il corpo, a partire appunto dal sistema nervoso, il sistema circolatorio, il vostro apparato digerente che di solito poverino è il primo che subisce, diciamo, lo stress. Quindi ecco, prendetevi tempo per voi stessi, potrebbe essere una settimana piuttosto tosta, ma se voi siete coraggiosi, ve ne uscirete alla stragrande. E adesso andiamo al prossimo segno, che è quello dei gemelli. Dunque, quale sarà l'energia caratterizzata, canalizzata dal segno dei gemelli nella settimana dal 6 al 12? Eccola qui. L'eccesso, gemelli. Qui voi avete a che fare con l'eccesso, questa è la vostra lezione per questa settimana. O avete mangiato troppo per Natale e ancora state continuando a mangiare e non vi state fermando, e in questo caso il consiglio è proprio quello di andarci piano perché poi siete voi stessi che ne pagate le conseguenze e che vi lamentate per il sovrappeso o perché avete
problemi di circolazione. Ma al di là del cibo, comunque questa carta parla di eccessi in tutti i sensi. Quindi, trattandosi di un periodo particolare, perché siamo ancora all'interno degli strascichi delle festività natalizie, chi di voi sta giocando eccessivamente a carte o sta puntando dei soldi che sta perdendo, state attenti agli eccessi nel gioco. Chi invece di voi sta facendo uso di alcolici per festeggiare, state attenti agli alcolici perché se vi ferma la polizia e vi fa l'alcol test, vi toglie la patente. Ecco, qualunque tipo di eccesso, non arrivo nemmeno a parlare di droghe perché vabbè, quello è ovvio, è scontato che comunque bisogna andarci piano se proprio si vogliono usare. Ma mi raccomando, state attenti, non eccedete in nulla, perché la vita è bella, sì, ma bisogna farla durare a lungo. Il vostro ruolo è quello del sentirvi sicuri di sé e forse è proprio per questo che eccedete nelle cose. Ah, qualcuno eccederà con donne o uomini, cioè chi di voi fa il Don Giovanni o chi di voi fa la vamp, ecco, non eccedete né con gli uomini né con le donne, ognuno di voi sa qual è il suo ruolo, mi raccomando. Vi sentirete a quanto pare questa settimana particolarmente sicuri di voi stessi. Soprattutto ci saranno dei momenti nei quali questa fiducia in voi stessi sarà talmente tanto grande da mettervi in situazioni dove rischiate un po' di esagerare. Però per il resto è un'ottima energia, quindi godetevela, sappiate semplicemente usarla nel modo giusto. Per esempio, chi di voi ricopre determinate professioni, che ne so, avvocati, giornalisti, ecco, qualsiasi cosa che abbia a che fare con la sicurezza in se stessi, approfittate di questa energia. Se volete parlare con qualcuno, per esempio, se questo è un periodo nel quale sentite il bisogno di parlare con qualcuno e dire qualcosa che non avete mai avuto il coraggio di dire, questo è il momento giusto, perché l'energia planetaria vi, favorisce per fare questo. Chi vi parla invece fra gli arcangeli? Abbiamo Raffaele. Abbiamo Raffaele che vi dice di seguire il vostro cuore. Che vi dice che passerete dei bei momenti a casa con la famiglia. E che probabilmente qualcuno di voi riceverà delle informazioni. Informazioni non necessariamente da fuori, ma da voi stessi, delle informazioni, come dire, delle intuizioni o comunque messaggi a livello psichico che vi arriveranno, che percepirete dall'interno di voi stessi o dall'esterno e che, a cui dovete dare ascolto, perché si tratta di qualcosa, secondo la carta, si tratta di qualcosa di cui potete fidarvi. Quindi state attenti all'intuito. Ascoltate il cuore significa anche ascoltate l'intuizione. E per il resto passate dei bei momenti a casa in famiglia. Segno successivo, il cancro. Quale sarà l'energia canalizzata dal cancro? Vuole uscire questa. Il mondo. A quanto pare, ragazzi, si chiude un ciclo per voi, si chiude un ciclo che per qualcuno potrebbe benissimo essere un ciclo karmico, per qualcun altro potrebbe essere un ciclo di apprendimento, di sicuro comunque si tratta di una lezione imparata, si tratta della fine di una serie di eventi che vi hanno portato a fare delle esperienze e adesso queste esperienze vi hanno dato una forma di consapevolezza che nessuno può più togliervi. Quindi la carta del mondo rappresenta l'avere concluso un viaggio, un percorso, che può essere un percorso interiore o un percorso esteriore. Significa avere imparato delle cose e poterle, mettere in pratica da questo momento in poi in vari ambiti della propria vita. Significa che non avete più bisogno di certi insegnamenti, quindi se magari è stato un periodo ultimamente particolarmente difficile, ecco che da questo momento in poi un certo tipo di lezioni non arriveranno più perché avete imparato, avete fatto un salto evolutivo. Per qualcun altro di voi invece si tratta di viaggi, si tratta di spostamenti, viaggi lontano, quindi vedrete voi ovviamente qual è il vostro caso. Il vostro ruolo è quello di sentirvi amati, quindi se questo viaggio introspettivo riguarda il vostro mondo relazionale, ecco che comunque avrete modo di sentirvi amati. Amati potrebbe essere un qualcosa che deriva da un partner o
o da un'amicizia o dalla famiglia, non ha importanza. L'importante è che grazie a quello che voi avete imparato, finalmente potete raggiungere una condizione di amore. E soprattutto l'amore più importante di tutti è quello che noi diamo a noi stessi, quindi ecco che per molti di voi sarà la scoperta di come dare amore a se stessi e questo per ogni anima è un passaggio fondamentale. Quindi se siete davvero a questo livello di ricevere amore da voi stessi e imparare a farlo, vi faccio i miei più grandi complimenti perché avete veramente superato una delle prove più impegnative dell'evoluzione di un'anima su questo pianeta, direi. L'arcangelo Raffaele vi parla, vi dice che potete esprimere un desiderio a questo punto. Avete un altro regalo a disposizione perché i vostri sogni potrebbero diventare realtà. Ah, questa settimana in particolare rappresenta un momento della vostra vita veramente gioioso, pieno di energia positiva. Esprimete adesso il vostro desiderio, perché come insegno nelle lezioni private di magia evolutiva o nei corsi che usciranno a breve di magia, nel momento in cui noi abbiamo una vibrazione alta e quindi siamo felici, quello è il momento migliore per esprimere i desideri. Perché quando le nostre emozioni sono positive, le nostre frequenze, le nostre vibrazioni sono potenti e riusciamo ad essere dei veri e propri maghi. Quindi approfittate di questa energia adesso. Passiamo adesso al segno del leone. Questa carta vuole uscire. La lontananza. Qualcuno si allontana da voi o voi vi allontanate da qualcuno o magari rivedrete qualcuno che non vedete da tempo perché è lontano. Tutto è possibile, queste tre opzioni sono tutte possibili per questa carta, ma avere a che fare con la lontananza è anche una situazione che ci insegna tanto, ci insegna tantissimo, soprattutto per tutte quelle persone che hanno ferite da abbandono. E vi posso garantire che la ferita da abbandono ce l'abbiamo quasi tutti, chi più chi meno, chi più profonda, chi meno profonda. Ma la lontananza è proprio quello che a volte ci permette di guarire questa ferita, quello che ci permette di trovare dentro noi stessi una pace, una serenità nonostante la distanza, nonostante la distanza delle persone care. Se qualcuno dovesse allontanarvi da voi in questo momento, cercate di prendere questa esperienza proprio come una lezione, perché in realtà l'universo non ci manda le esperienze per farci del male, ma ce le manda per insegnarci a star bene nonostante tutto, che è molto diverso, una prospettiva molto diversa. Stessa cosa se siete voi ad allontanarvi da qualcuno, cercate di affrontarla come una lezione da imparare e se invece state per rivedere qualcuno lontano, beh, io vi dico, godetevi il vostro incontro e divertitevi. Perché chiunque arriva nella nostra vita al momento giusto per dirci qualcosa o mostrarci qualcosa. Ed ecco che questa carta parla di legami. Questo momento, questa settimana sentirete forte il legame con qualcuno, probabilmente con questa persona lontana, o che si allontana o che si riavvicina. E sentire il legame fa parte della guarigione di una ferita da abbandono, perché certi legami, se sono veri, profondi e sinceri, non svaniscono solo per la lontananza, sono dei legami che durano in eterno, sono i legami animici, i legami dell'anima che in realtà perdurano vita dopo vita, quindi noi potremmo anche non incontrare mai più in questa vita una persona, ma è garantito che la incontreremo in un'altra vita e che quando la incontreremo la riconosceremo immediatamente perché sentiremo una sorta di attrazione magnetica verso questa persona, uomo o donna che sia, anziano, giovane, non ha nessuna importanza. Quindi ecco che lavorerete molto sui legami, sull'importanza dei legami. Ed è l'Arcangelo Gabriele che parla per voi. Vi dice che vi troverete a dover fare delle scelte, prendere delle decisioni, tra l'altro decisioni impegnative, molto impegnative. Non è chiaro a cosa si riferisca questa carta e penso che potrebbe riferirsi in effetti a vari settori, in base a voi, in base alla vostra storia personale, ma
Mentre per qualcuno si tratterà di relazioni, per qualcun altro si tratterà invece di professione, di progetti. E sembra che voi stiate cercando un progresso in questo momento, sembra che stiate cercando di avanzare in qualcosa. E la carta dice che se fate delle scelte di tipo ambizioso, quindi se puntate al massimo, se non scendete a compromessi, ma puntate coraggiosamente a quello che desiderate realmente, il progresso è altamente possibile. Inoltre, è anche molto importante in questo periodo, in questa settimana, saranno anche molto importanti le relazioni con quelle persone che condividono con voi i vostri stessi progetti e programmi. Quindi imprimetevi questo messaggio, date importanza alle relazioni con le persone che condividono la vostra stessa visione. E con questo passiamo al segno successivo, alla Vergine. Quale sarà l'energia canalizzata dal segno della Vergine? Ops, nella settimana dal 6 al 12 di gennaio. Questa è la carta. Il gioco. Ok, il gioco. E allora, dato che Natale sta finendo, magari qualcuno di voi sta continuando a giocare, questa carta vi dice di stare attenti e di non esagerare con il gioco, perché qualcuno di voi potrebbe essere fortunato, ma qualcun altro, da quello che vedo, no. Ma non si tratta solo di giocare a carte, qui si tratta di giocare con le persone, si tratta di avere la capacità di giocare nelle relazioni, di vedere le relazioni come un gioco e non come delle sfide, come delle cose difficili che dobbiamo affrontare, ma realmente di non imparare probabilmente anche a non aspettarci nulla dagli altri. E vedere le persone per quello che sono realmente, con i loro limiti, con i loro problemi, con le loro difficoltà quotidiane, e capire che in realtà siamo tutti qui su questo pianeta solo per giocare insieme, solo per fare esperienze insieme. Quindi è sul gioco che punterete questa settimana, sull'imparare a giocare, imparare a giocare con i vostri simili. E il vostro ruolo sarà quello di guidare gli altri. In questo gioco il vostro ruolo è quello di illuminare il cammino per gli altri e questo è anche abbastanza normale per il segno della Vergine perché i Vergine sono particolarmente attenti, intuitivi, riflessivi, saggi, molto con i piedi per terra. Quindi non mi meraviglia affatto che voi abbiate il ruolo di guidare qualcun altro e di dare consigli. I Vergine sono molto bravi a dare consigli. Di solito sanno ascoltare e soprattutto se vi trovate ad avere a disposizione un bagaglio di esperienza che può essere utile agli altri, questo sarà sicuramente il momento giusto per usare questo bagaglio di esperienza e metterlo a disposizione di chi ne ha più bisogno. È l'arcangelo Haniel che parla alla Vergine. E che parla di opportunità di migliorare i propri piani. Quindi, se avete fatto dei piani o dei programmi in qualunque ambito della vostra vita, qui abbiamo la possibilità di fare uno step up, un miglioramento, un salto in avanti. Di ascoltare, il consiglio è quello di ascoltare molto il vostro intuito e la vostra guida interiore. Quindi, forse questo guidare non si riferisce solamente a guidare gli altri, anche perché a volte guidare gli altri è una cosa che può essere fatta con l'esempio, non c'è bisogno di dire. Ma basta mostrare la strada, basta mostrare tramite i propri gesti e il proprio comportamento. Ma in questo caso, gli angeli vi consigliano di essere una guida per voi stessi e di utilizzare il vostro intuito per essere una guida per voi stessi. Come? Affrontando le vostre paure e facendo crescere la vostra forza. Noi abbiamo sempre paura dell'ignoto, ma affrontare questa paura e andare coraggiosamente in avanti fa crescere chiunque. Prossimo segno è quello della bilancia. Ecco la carta che vuole uscire, gli amanti alla rovescia. In realtà si era anche girata questa carta, quindi mettiamola qui, mettiamole qui tutti e due, per la bilancia. Gli amanti alla rovescia è la carta del successo. Gli amanti alla rovescia parlano di non avere scelte, parlano di non potere decidere, parlano di
dover mettere al primo posto delle decisioni, per quanto possano essere sofferte, ma bisogna a volte mettere al primo posto le cose che davvero sono più importanti. Inoltre, questa carta parla appunto di non avere troppa scelta o di sapere qual è la scelta, di saperlo talmente tanto bene che le tentazioni di decidere altrimenti sono minime e comunque non influiscono, non interferiscono più di tanto. Ma la seconda carta che ha voluto rigirarsi per voi è quella del successo. Quindi comunque ciò che queste carte insieme vogliono dirvi è non vi preoccupate se non avete scelta o se le vostre scelte sono obbligate, se dovete dare la priorità a determinate cose e metterne di lato altre, perché comunque quello che state facendo facilmente vi porterà ad avere successo in quello che state facendo o in quello che desiderate al momento. Potreste sentirvi persi, perché questa carta parla di sentirvi persi, parla di non sapere esattamente che cosa state facendo, di non sapere dove state arrivando. Ed è comprensibile perché quando non abbiamo scelta e quando dobbiamo andare per una strada, per un percorso che sembra quasi obbligatorio, a volte ci sentiamo persi perché pensiamo di non avere il controllo di noi stessi e della vostra vita, ma comunque non lasciatevi prendere da questa sensazione, sappiate che c'è sempre qualcuno che ci guida. E che non sto parlando in questo modo, in questo momento di angeli, presenze, spiriti, sto proprio parlando di due cose. Punto primo, il vostro sé superiore, cioè la parte interiore di voi che sa tutto, che conosce tutto di voi. Punto secondo, l'universo esteriore, che tra l'altro è una proiezione del vostro sé superiore, perché è il vostro sé superiore che crea l'universo esteriore tramite i vostri pensieri, tramite le vostre emozioni. Lui ovviamente cerca di intervenire mettendovi sulla strada giusta, anche se noi a volte pensiamo male e proviamo emozioni negative, ma diciamo che tutto sommato abbiamo sempre delle guide. E se stiamo attenti ai segnali, soprattutto i segnali che ci manda l'universo, se non siamo capaci di sentire i segnali interiori, perché quello sarebbe il massimo, comunque siamo sulla buona strada. Gli angeli, abbiamo Raffaele per voi che vi parla di possibilità di iniziare delle relazioni romantiche, perlomeno la possibilità di iniziare una nuova fase di una relazione, di come si dice in italiano committed? Si tratta di regolarizzare, non mi viene il termine in italiano, regolarizzare la relazione, renderla ufficiale, ecco. E per quelli di voi che invece non hanno ancora delle situazioni sentimentali, non hanno ancora una relazione di nessun tipo, potrebbero crearsi delle situazioni, delle circostanze che magari vi fanno per qualche minuto battere il cuore e che vi danno la speranza che qualcosa di interessante possa nascere in futuro o questa stessa settimana. Quindi ecco, state attenti un po' a quello che vi capita. Adesso passiamo al segno dello scorpione. Corruzione. Non fatevi corrompere, ragazzi. Non fatevi corrompere. Non corrompete e non fatevi corrompere, perché qualcuno questa settimana potrebbe trovarsi in una situazione nella quale avrà a che fare con una forma qualunque di corruzione. È difficile identificare di che tipo si tratta. Certo è che se voi state facendo affari sporchi in giro, a livello professionale ed economico, il suggerimento è ovvio, state attenti, cioè non fate stupidaggini. Ma non è solo questo, la corruzione non è solo questo. A volte si corrompono le persone con le emozioni, a volte si manipolano le persone tramite le emozioni. E per manipolare qualcuno, per corrompere qualcuno, ci sono centinaia, migliaia di modi diversi. Quindi io vi dico, dato che voi potreste trovarvi da entrambi i lati, dal lato di chi sta corrompendo e dal lato di chi è corrotto, non lasciatevi corrompere da nessuno e non cercate di corrompere nessuno, perché qualunque energia voi mandate al di fuori, karmicamente prima o poi vi ritorna. Quindi mantenete piuttosto la vostra etica, mantenete i vostri principi ben saldi, non avete nessun bisogno di corrompere, anche perché facendolo potete avere un buon risultato immediatamente, ma a lungo termine
è sempre un grande fallimento. Se siete invece voi quelli che stanno per essere corrotti, se qualcuno tenterà di corrompere le vostre emozioni, i vostri sentimenti, di offrirvi qualcosa che voi sentite che non va bene, perché questo è il punto. Corruzione quando qualcuno vi offre qualcosa in cambio di qualcos'altro. E è una forma di manipolazione, riconoscetela. E questa carta vi invita anche a perdonare. Vi invita a perdonare chiunque vi abbia fatto del male o stia tentando di farvelo in questo momento. Ovviamente credo che sia collegata alla carta della corruzione, perché a volte bisogna essere capaci di perdonare proprio quelle persone che cercano di manipolarci o che ci hanno manipolato in passato. Ma se ascoltate e assecondate l'energia del momento, sarete in grado di perdonare sicuramente agli altri o a voi stessi. Ed è l'Arcangelo Raffaele che parla a voi e vi consiglia di abbracciare il vostro bambino interiore. Quindi per qualcuno di voi potrebbe esserci un po' come un tuffo al passato, un ritorno di emozioni del passato che vi mettono alla prova, che vi tirano fuori emozioni antiche, vecchie. Potreste ritrovarvi a piangere come bambini o a ridere come bambini o a giocare come bambini. Non ha nessuna importanza, perché ogni volta che noi ritorniamo a vivere le emozioni del nostro bambino interiore, quelli sono come dei varchi dentro il nostro subconscio che ci permettono di vederci per come siamo dentro. Quindi approfittate di questo momento, qualunque esso sia. Per qualcuno di voi ci saranno nuovi amici, nuove amicizie nell'aria, o addirittura delle vecchie amicizie che verranno, che ritorneranno insieme, che verranno riallacciate. Per qualcun altro invece si tratterà di avere a che fare con bambini. E passiamo al segno del Sagittario. L'imperatrice. L'imperatrice parla sempre di amore. Amore verso il prossimo, amore verso chiunque, tranne che verso se stessi praticamente, perché l'imperatrice è quella figura che manifesta l'energia di qualcuno che è capace di amare tutti tranne se stesso e che quindi mette sempre gli altri magari al primo posto. È una carta molto molto bella perché è collegata al pianeta Venere, appunto il pianeta dell'amore, ma bisogna stare attenti a come si usa questa energia, perché la lezione che l'imperatrice deve imparare nella tarologia è proprio quella di essere indipendente, autosufficiente e non avere bisogno di nessuno dal punto di vista emotivo, perché in realtà l'imperatrice in generale non ha bisogno di qualcuno materialmente. Se è uscita questa carta vuol dire che avrete a che fare con questo tipo di lezione da imparare. La vostra indipendenza è autonomia emotiva. E vi troverete anche a lottare per questa, perché questa carta parla di lottare. Sarete guerrieri e guerriere questa settimana proprio per manifestare voi stessi, il vostro modo di essere, il vostro reale modo di essere, la vostra integrità, la vostra interiorità. Quindi combatterete sicuramente delle battaglie che apparentemente saranno al di fuori di voi, ma in realtà avranno luogo all'interno di voi. E comunque sia, se questa è l'energia del momento, sono certa che avete la possibilità di vincerle queste battaglie. E infatti ecco che arriva l'arcangelo Azrael, che vi dice di lasciare andare il passato, perché il futuro che vi aspetta è molto migliore di quello che voi pensavate di avere, o migliore di quello che avete avuto. Quindi lasciate andare e andate con Dio, questo è il consiglio dell'arcangelo. Non è un caso ovviamente che questa carta parla di lottare e che questa carta parli di pace e di lasciare andare il passato. Il punto è proprio questo. Per riuscire ad avere la propria indipendenza emotiva bisogna lottare contro se stessi, contro la propria dipendenza emotiva, e alla fine è possibile trovare la pace. Quindi il percorso di questa settimana sarà questo. Mi raccomando ragazzi, so che è un'energia tosta, ma lo potete fare, altrimenti non vi accadrebbe. Il segno del Capricorno. Che cosa sta canalizzando? Quale energia canalizza il segno del Capricorno? Il pensiero. E quindi penserete tanto,
Ognuno di voi sa ovviamente a che cosa si troverà a pensare. Sarà una fase, una settimana di riflessione, riflessione sulle vostre relazioni, riflessione sulla vostra, sui vostri progetti professionali, riflessione sulla vostra vita, riflessione su qualunque cosa. Il pensiero sarà al centro della settimana. Avrete talmente tanto da pensare che il mio consiglio è state attenti a non avere la testa troppo tra le nuvole, perché potrebbe capitarvi qualcosa attorno e nemmeno ve ne rendete conto. Quindi state focalizzati sulla realtà, tenete i piedi per terra, state nel qui ed ora. E ovviamente voi del Capricorno siete anche molto intelligenti come segno, quindi sicuramente saprete utilizzare nel modo giusto i vostri pensieri e le vostre intuizioni. Se i vostri pensieri saranno soprattutto rivolti a qualcuno che secondo voi ha bisogno di protezione, ecco che è lì che canalizzerete la vostra energia, perché questa carta parla di proteggere qualcuno o voi stessi. Dipende ovviamente da ciascuno di voi. E sappiate anche una cosa, questo lo spiego nei percorsi di magia evolutiva. E il pensiero ha la capacità di proteggere energeticamente gli altri. Quando, ad esempio, nel passato i giovani andavano in guerra e quindi c'erano tantissimi soldati che partivano per andare in guerra e rimanevano a casa mogli, madri, sorelle. Ecco che i pensieri di queste persone, di queste donne che rimanevano a casa, avevano molto spesso, se canalizzati nel modo giusto, la capacità di proteggere i propri cari, di creare come degli scudi protettivi a livello energetico attorno ai propri cari. E sono cose che noi a volte facciamo involontariamente, inconsciamente, perché a volte pensare in un certo modo alle mamme, soprattutto dei bambini piccoli, viene naturale, ma è una cosa che si può imparare a fare. E vediamo gli angeli di cosa vi parlano. Di giustizia con l'arcangelo Raguel. Dunque, il consiglio è quello di lottare per l'equilibrio e per la giustizia, perché gli eventi andranno a vostro favore se voi lottate per l'equilibrio e per la giustizia e di non mollare. Non mollare, sarà soprattutto una battaglia mentale, sarà una battaglia vissuta all'interno della vostra mente, ma questo appunto, come vi dicevo prima, non significa che non sia una battaglia reale, anzi, energeticamente parlando, la mente ha un potere enorme e quindi lottate per quello che è giusto e se si tratta di proteggere e difendere qualcuno per una questione di giustizia ed equilibrio, fatelo e siete comunque energeticamente accompagnati dai pianeti. Acquario. Quale sarà l'energia per il segno dell'acquario? Biasimo. Qualcuno potrebbe biasimarvi per il vostro comportamento, o magari voi potreste biasimare qualcuno per il proprio comportamento. E allora vediamo entrambi i casi. Se qualcuno sta biasimando voi per il vostro comportamento, cercate di distaccarvi dall'emozione, cercate di distaccarvi da un eventuale senso di colpa, da un eventuale senso del dovere che potrebbero generare in voi, da un eventuale senso dell'obbligo. Distaccatevi, perché in realtà gli altri possono anche biasimarvi, ma non sono al vostro posto, non sono nelle vostre scarpe. E in realtà nessuno ha il diritto di biasimare gli altri. Se siete voi quelli che biasimate qualcun altro, la stessa regola vale ovviamente per voi. Nessuno ha il diritto di biasimare gli altri perché voi non siete nella situazione in cui si trova quell'altra persona. Non sapete cosa prova, non sapete come si sente, non sapete le reali motivazioni dietro i comportamenti. Quindi imparate piuttosto a mantenere il distacco, che vale in entrambi i casi e per entrambe le direzioni. Distacco quando siamo tentati di biasimare e distacco quando qualcuno biasima noi, anche perché molte volte biasimare qualcuno è una forma di manipolazione. E funziona benissimo perché biasimando le persone noi le facciamo sentire inferiori, le facciamo sentire in colpa, le facciamo sentire sbagliate. Questa è la carta che vuole uscire. Sarete accattivanti, avrete un forte magnetismo in questa settimana, ovvero chiamiamolo anche charm, se volete. Avrete la capacità di convincere con le parole, avrete la capacità di avere anche una certa,
sensualità, quindi sarete molto attraenti, riuscirete ad essere molto attraenti, molto convincenti, quindi ecco che se siete voi quelli che stanno biasimando, state attenti perché le vostre parole potrebbero avere un grande peso. Invece, se siete voi quelli biasimati, saprete sicuramente come difendervi e saprete usare le parole giuste. Ed è l'arcangelo Sandalfon che vi parla, di una ricerca del significato nella vita. Sembra che affronterete un tema abbastanza impegnativo, perché la ricerca del significato nella propria vita è un tema che a volte impegna un'intera vita di un essere umano. Però questa carta vi dice di considerare degli approcci alternativi, se finora non siete riusciti a trovare questo significato nella vostra vita. Trovate approcci alternativi e circondatevi da insegnanti saggi o da amici saggi, perché avere dei consigli, ricevere dei consigli in questo momento potrebbe essere molto utile per farvi vedere le cose da punti di vista diversi e per ampliare i vostri orizzonti. E infine passiamo al segno dei pesci e vediamo quale energia caratterizzeranno i pesci. Il diavolo. Il diavolo e le dipendenze. La carta del diavolo parla di dipendenze, quindi se siete voi quelli dipendenti da qualcosa, aprite gli occhi. Guardate e cercate di comprendere a cosa si rivolge la vostra dipendenza, dove sono diretti i vostri bisogni o perlomeno di cosa credete di avere bisogno. Perché in realtà non avete bisogno assolutamente di nulla. Il diavolo è una lezione importante in tarologia, è un passaggio molto importante perché molte volte abbiamo la tendenza a credere di avere bisogno di alcune cose o di alcune persone, soprattutto di alcune persone, e non ci rendiamo conto che invece stiamo vivendo semplicemente una fase di dipendenza emotiva. E questa fase di dipendenza emotiva ci tiene legati a situazioni, cose, persone che ci fanno più male che bene. E l'unico motivo per cui noi non riusciamo a sganciarci è solo perché crediamo di averne bisogno, crediamo di non riuscire a farne a meno. La stessa cosa vale per le dipendenze fisiche, alcol, droghe, sesso, gioco, pornografia, qualunque cosa sia. Voi ovviamente sapete qual è la vostra dipendenza, se siete dipendenti da una cosa o da una persona o da un atteggiamento. Ma questa è la settimana nella quale dovete affrontare questa vostra dipendenza e avrete l'occasione per sganciarvi e per liberarvi. Inoltre, voi potreste o ricevere degli incoraggiamenti da parte di qualcuno per fare questo tipo di lavoro, oppure sarete voi quelli che incoraggeranno qualcuno a liberarsi da una dipendenza. Potreste essere voi quelli che danno dei consigli, che stanno accanto a una persona, che danno energia a una persona per permettergli o permetterle di liberarsi. Che cosa gli angeli vi dicono? È l'arcangelo Camuele per voi. Ed ecco qui che ritorniamo al tema della libertà. Perché? Potreste avere un'intuizione oppure potreste venire a sapere di qualcosa improvvisamente che vi dà la libertà. Potrebbe accadere un evento o magari potreste capire, comprendere, venire a sapere un qualcosa che vi rende liberi da questo diavolo, da queste dipendenze, che vi incoraggia o vi mette nelle condizioni di incoraggiare voi stessi o qualcun altro a tirarvi fuori. Smetterete di procrastinare qualcosa che già avevate in mente di fare da tempo e finalmente abbraccerete le opportunità del cambiamento. Quindi ottima energia per voi ragazzi. Per il resto vi ricordo che se volete conoscere le tariffe delle sessioni private oppure volete ricevere informazioni sui videocorsi, potete inviare una mail a vocidagliangeli@gmail.com. La mia assistente Angela vi risponderà volentieri. Per il resto ragazzi, ci vediamo alla prossima lettura.